Ed eccoci qua ancora insieme, siamo in diretta sia in televisione che online, quindi ci potete seguire anche sui nostri social, lunedì 7 settembre 15:35. Praticamente abbiamo un po' ripreso quella che era un po' la nostra abitudine nello scorso inverno di intervistare in maniera sistematica e periodica il sindaco di Battipaglia. Lo faremo in futuro anche con quello di Eboli e con tutti i sindaci che avranno voglia di condividere ciò che fanno con i cittadini. Sindaca Cecilia Francese, ben ritrovata. Salve a tutti. Allora, partiamo un po' da quella di oggi, una giornata abbastanza intensa, importante, perché a breve ci sarà il Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale che oggi è particolarmente rilevante. Di che cosa c'è all'ordine del giorno? Beh, all'ordine del giorno ci sono essenzialmente 3-4 delibere importanti che riguardano possibilità di rigenerare e di qualificare delle aree nel centro cittadino, il cosiddetto articolo 7 bis, di cui vorrei un attimino precisare di che si tratta, perché ci sta sempre qualcuno che cerca di dare una visione distorta. A proposito di qualcuno che ha detto saccheggio, colate di cemento, eccetera, No, vabbè, che magari non non è così. conoscono manco gli articoli, quindi bello che lo Però l'articolo specificare. 7 bis è una legge regionale che permette la riqualificazione e la rigenerazione urbana. Che vuol dire? Se io ho delle aree degradate, delle aree ormai abbandonate, dismesse, posso buttare a terra e ricostruire, ovviamente dando degli standard alla città. E allora, per esempio, una delle delibere importanti, un intervento importante, è quello che verrà fatto a Sant'Anna, esattamente lì dove stanno i capannoni di Pietrasanta. Come tu sai, ogni volta che piove lì si allaga tutto perché abbiamo un problema di fogne che non reggono, c'è cioè l'ammescolamento di acque bianche e acque nere, per cui quando si piove lì più volte abbiamo fatto i sopralluoghi con i cittadini, ma per fare interventi lì ci vogliono un sacco di soldi, non solo, ma noi abbiamo quei capannoni che sono degradati, che interrompono una strada che è via Cesare Battisti, che è la strada che dalla Salus per intenderci va diritto e poi ti arriva a quel muro. Quel muro sono i capannoni di Pietrasanta, non so, ma ci sta ancora dell'amianto. Lì dove ci sta un'area degradata ci sono i rifiuti, ci sono topi, insomma, voglio dire, i cittadini lì da tempo lamentano che c'è la necessità di un Di un intervento. intervento. Ebbene, sono 25.000 metri quadrati che il privato ha preso. E che cosa fa il privato? È vero che fa una edilizia residenziale, quindi degli appartamenti, però restituisce alla città su 25.000 metri quadrati 18.000 metri quadrati e 700 metri, tantissimo, e Beh, lo sì. restituisce in standard. Che sono gli standard? Sono parcheggi, sono parchi, sono anfiteatri per la popolazione. Ma la cosa importante, perché qualcuno, e pure io mi preoccupavo per la manutenzione, per la prima volta sotto la nostra amministrazione noi diamo la manutenzione al privato, proprio perché il pubblico, purtroppo, noi siamo in grado, lo vedi, delle aree cittadine, non siamo in grado di mantenere il verde, per cui ci restituisce delle aree, ma ci garantisce anche la manutenzione di quelle aree. Non solo, ma lì avremo la continuazione della via Cesare Battisti, che si collegherà a via Sturzo e di lì pure via Plava, quindi decongestiamo l'ingresso in Battipaglia con una rotatoria per cui ti puoi mettere direttamente in quella strada, e c'è l'allargamento di via Sturzo, che praticamente è quella stradina stretta ai lati della IACP Futura e dove sta questo complesso ormai deteriorato, con l'illuminazione e con l'allargamento, cosa che da anni ci chiedo. Se noi comune volessimo fare quell'operazione ci vorrebbero 6-7 milioni di euro. Allora, non solo ci danno queste aree e ci danno standard, quindi ci danno spazio per la comunità, cosa che Ma mai era gestiscono anche successa, dal punto di vista della manutenzione. sì, ma ci danno anche 1,6 milioni di oneri di urbanizzazione. Ah, Tu sai che in un comune come il nostro, beh, in certo, tanta roba. predissesto, dove non entrano denaro, soprattutto ora con la crisi che c'è, arriverà, entrerà sempre meno denaro, questi soldi ci serviranno per fare altri lavori manutentivi. La città, la gente si lamenta per le strade, per le buche, per i marciapiedi, e purtroppo, voglio dire, noi non possiamo accedere a mutui, quindi dobbiamo farle con le nostre risorse.
Questi oneri ci potrebbero servire per la riqualificazione di altre aree. Quindi è errato quando dicono cemento, non solo, perché dipende che cemento fai. Io non è che faccio costruire in un terreno dove non c'è costruzione. Abbiamo sempre detto, rispetto ai principi del nostro PUC, consumo del suolo zero e riuso dell'esistente. Nulla di nuovo. Cioè noi abbiamo delle aree degradate nella città, tu le abbatti e le ricostruisci. E la quantità, la volumetria utilizzata è pari a quella esistente. Cioè la quantità di cemento è lo stesso. Che fanno sto cemento, ma il cemento è quello però che poi riqualificare. Dall'avvio all'economia, e a proposito, questo permetterà di avere lavoro almeno per 3 anni, tutte queste pratiche che noi andremo a seguire, quando tu fai queste operazioni in piena trasparenza, pensando alla comunità, pensando al benessere della tua città, alla riqualificazione, io capisco che fare una cosa del genere ti dà ancora più visibilità, perché tu dici, oh, questa l'ha fatta l'amministrazione francese, quindi non capisco, parlano di varianti, non è una variante, io non so se lo fanno apposta o se non lo sanno, però non è una variante, è l'applicazione di una legge regionale di cui il privato praticamente ha. L'importante è che tu fai vedere soprattutto gli interessi della città, ottieni quanto più puoi per la città, non solo, ma ottieni degli oneri. In Consiglio noi andiamo semplicemente a ratificare quello che è stato fatto, delle pratiche che hanno fatto comunque gli uffici, e tu vai a ratificare quello che è la cessione degli standard, né più né meno, ma le pratiche sono state già, voglio dire, svolte, fratte dagli uffici. Quindi sicuramente in questo senso la polemica nasceva sulla questione delle colate di cemento. Ma tu come puoi abbattere la colata di cemento? Come se uno fa il cemento, noi parliamo sempre che per avviare l'economia, quante volte tu dici che ti aspetti dal governo che dia avvio alle opere pubbliche? Perché quando tu metti in moto queste attività, tu metti in moto un'economia, no? Questa è comunque è un'azione del privato, ma che restituisce alla collettività, in tutto con le altre due operazioni, sono 24.000 metri quadrati che restituiamo alla collettività, perché l'altro è l'operazione della Magellan, della Mediterranea, della società Mediterranea, che è lì dietro l'ex IMPS, che è una, ormai sono anche lì, è rudere, abbandonato, che sono su due piani, e un'area recintata, e sono esattamente 2.368 metri quadri, e gli standard che vengono dati alla collettività sono più della metà, 1.680 metri quadri, per cui ti guadagni parcheggi, lì non hai parcheggi per esempio, e anche lì parcheggi e parchi verde per la città. È chiaro di cui che tu abbiamo bisogno, insomma, abbiamo bisogno, in quell'area si costruisce, questo è un investimento del privato, poi voglio dire. E i tempi, sindaco? Ma senti, i tempi nel momento in cui noi abbiamo approvato, i tempi non sono i tempi nostri, il privato penso che darà mano quanto prima all'operazione, anche perché più stai fermo, sono 2 anni che stiamo lavorando su queste pratiche e abbiamo cercato di ottenere quanto più possibile per la comunità, sempre per portare del bene, per benessere della nostra città, per qualificare quelle aree. Io so che molti cittadini della zona hanno visto con piacere, anche perché si aspettano noi e l'hanno visto, insomma in 4 anni sono andato più volte a fare, abbiamo detto facciamo, non facciamo, ma le casse del comune sono solamente al verde, però voglio dire non deve passare il principio, non lo posso fare io e faccio fare lo scempio, assolutamente no, arriviamo a questo tempo lungo proprio perché in più incontri abbiamo cercato tutto quello che potevamo ottenere per il benessere della nostra comunità. Questi sono fatti, è chiaro che se passano, riqualifichi quell'area, riqualifichi quell'altra, voglio dire, la gente incomincia a vedere che qualcosa si muove, ripeto, non solo, ma tutte queste operazioni, tra questo 1.600.000 e altri 400 entreranno nelle casse del comune stasera, circa 2.400.000, ecco, insomma, non è poco, perché voglio dire ci dà un po' di ossigeno, ma ci dà la possibilità, ripeto, di fare altri tipi di interventi. Rispetto alla questione mutui, no? Noi fino a quando saremo? Il riequilibrio è fino al 2023. Mamma mia. Ma il problema è a breve farò una conferenza stampa perché. No, perché così siamo bloccati su tante cose. Ma no? Farò una conferenza stampa perché in effetti noi abbiamo un riequilibrio che. Un piano di riequilibrio che era 23 milioni di euro, ma noi stiamo pagando una serie di debiti fuori bilancio che comunque arrivano alla Corte dei Conti quando parli dei bilanci, che sono superiori a quelli che non previsti, per cui
voglio dire, non è che abbiamo pagato 20, cioè abbiamo affrontato 20 milioni, noi abbiamo affrontato più di 30 milioni di euro, cioè 30 milioni di euro sottratti alla comunità, perché se vai a vedere molti debiti vengono da lontano, dagli anni 80 e dal 98, quindi quella questione degli ACP, gli ACP Futura, insomma veramente ci ha danneggiato sotto tutti i punti di vista e se vai a vedere sono errori di procedura che ce le potevamo risparmiare, avremmo risparmiato la nostra comunità. E anche a quelle persone che purtroppo si sono comprati la casa ma che ancora non hanno È il chiaro, titolo, sì. perché il terreno era ancora della proprietaria, della signora Cambione Enrichetta. Abbiamo comprato quel terreno e quindi finalmente dire, possiamo dire che quelle case ovviamente ci sarà, siamo obbligati, non è che faremo pagare tutto al privato, ma siamo obbligati comunque a chiedere una Allora, piccola quota. cambiando adesso decisamente argomento, perché altro argomento fondamentale è la questione Covid, stiamo un po' anche imparando a conviverci, devo dire, con queste brutte notizie che arrivano, no? È come se in un certo senso stessimo cominciando a capire che in qualche modo bisogna Ma convivere noi col virus. abbiamo una media, cioè oggi un altro positivo, ieri altri due, la maggior parte sono di rientro, molti sono asintomatici o paucisintomatici, però tra questi abbiamo avuto anche un ricovero di una persona giovane che comunque sta bene, ma per dire che veramente se andiamo avanti così, ho fatto partire oggi una lettera al prefetto per un tavolo tecnico. Per incontrare sia il direttore generale, i direttori sanitari, la polizia municipale, insomma, e tutte anche la protezione civile, l'USCA, noi stiamo andando in difficoltà. Perché l'ASL non, ormai, cioè le persone che lavorano, l'USCA sarebbe questa organizzazione che sulla prevenzione sono tanti le telefonate che devi fare, perché quando quello è positivo tu poi devi chiamare e devi fare i collegamenti e ci vorrebbe più personale. Come noi attualmente stiamo controllando a domicilio circa 100 persone, perché abbiamo una trentina di positivi. Oggi sono uscita dalla quarantena, la notizia buona, tre persone di Battipaglia, per cui stavano bene, sono uscita dalla quarantena la settimana scorsa, altri due. Quindi per fortuna per il momento questi casi che abbiamo sono casi che tu controlli a casa, ecco. Però mi arrabbio quando sui social vedo accanirsi contro la polizia municipale. Dove sta la polizia? Che fanno questi? L'ho detto più volte e lo ripeto, che noi non abbiamo molto personale. In strada costantemente, per ogni turno massimo possiamo arrivare a tre, qualche volta a quattro vigili in strada, eh? Pensa Cioè, un voglio po', dire, con un territorio perché? ampio come Con un questo. territorio ampio, quindi quando dico dove stanno i vigili, le mascherine, le cose, ma non è solo Battipaglia, perché il problema lo hanno tutti i sindaci. I nostri vigili stanno controllando le persone a domicilio, non è facile contro tutte le mattine, vai a fare i controlli, non solo, siamo molto disponibili, dico sempre loro di chiedere se serve qualcosa, perché magari qualcuno è solo, ha bisogno di fare la spesa, c'è la nostra protezione civile pure sempre molto disponibile. Quindi siamo attenti sul territorio. È chiaro che se controlli lì non puoi controllare il cane, non puoi controllare il ragazzo, non puoi controllare il supermercato. Allora è facile da stare dietro a una tastiera sul social e dire dove stanno i vigili. Ma non tollero più che parliate male del corpo della polizia municipale, perché veramente questi ragazzi stanno facendo dei sacrifici immani. E lo fanno anche al di là delle ore normali ammesse, lo fanno anche al di là perché ci tengono. Veramente noi abbiamo dei vigili della polizia municipale, non devo dire vigili, ma insomma la gente capisce più quando, che sono veramente attaccati al lavoro, che sono disponibili e che ci garantiscono la situazione. Quindi io volevo chiedere al prefetto se mette a disposizione personale dell'esercito in aiuto a noi, all'USCA, agli altri, in ogni città, perché veramente stiamo avendo grosse difficoltà. Perché i casi aumentano, ripeto, per fortuna non aumentano i ricoveri nelle terapie intensive, Questo non ce ne che da sono. medico, come la legge, E sindaca? da medico la legge incomincio a essere un pochino preoccupante, perché quando fa caldo tu hai delle mucose integre, stai bene, come incominciano i primi freddi, il raffreddore, il mal di gola, cioè voglio dire, è un virus che facilmente può Ah, prendere il ecco. sopravvento, quindi abbiamo aperto le frontiere. Chi è andato in perché non è che la Sardegna ce l'hanno portati i turisti,
In Grecia l'hanno portato i turisti, perché prima dell'apertura erano delle isole che stavano bene e tranquille, ma perché ce l'hanno portata? Perché ovviamente, ragazzi, ma lo facciamo pure noi, penso che capita pure a te, che se vai in un bar, c'è una compagnia, pensi sempre che l'altro sta bene, perché di fatto stanno bene queste persone. Però poi quando è tornato suo nipote a casa e infetta il nonno, che è anziano, il nonno ti va in ospedale. Quindi io quello che voglio dire, ma lo dico anche alle persone, invece di lamentarsi, ma voglio dire, avete tutti i diritti a lamentarvi, chiunque si lamenterebbe, dite ai vostri figli, dite ai vostri fratelli, dite ai vostri nipoti che è importante le precauzioni che dobbiamo tenere. L'importante non è che dovete sempre mettere la mascherina, se c'è assembramento utilizzatela, non vi fidate di nessuno. Se andate in un locale mettete la mascherina. E il distanziamento, voglio dire, non ci fidiamo di nessuno, ma manco di mia sorella, questo è quello che è importante. Anche perché è una questione di fiducia, è proprio una questione legata Guardate, non abbiamo altro modo, non chiedete sempre controlli, controlli, dobbiamo crescere, se noi vogliamo andare avanti e vogliamo evitare altre chiusure che sono deleterie, dobbiamo noi difenderci. In che modo? Io mi difendo mettendomi la mascherina. E voglio dire, dobbiamo indurre gli altri a farlo, se non lo fanno non è che avete il vigile dietro l'angolo che gli fa la multa, se si trova, si trova, ma se non si trova dobbiamo essere noi responsabili. Quindi io spero che il prefetto accolga la nostra istanza e praticamente noi abbiamo bisogno di più personale. Siamo tutti in ginocchio, te lo dicevo l'altra volta, abbiamo difficoltà a fare il piano di assunzioni perché in pieno Covid il governo si è inventato un decreto ministeriale che dei calcolini, delle norme, dei parametri da seguire che nessun comune, la maggior parte dei comuni, non riesce più ad avere. Quindi io farei il concorso per un vigile, lo facciamo perché almeno ci teniamo la graduatoria che rimane a noi. Quindi immagina quante domande ci saranno. Farò il concorso per un vigile. Gli stagionali li possiamo prendere. Quindi... Beh, almeno quelli, almeno insomma diamo un po' di respiro. Gli stagionali sì, mo abbiamo fatto il piano del fabbisogno e spero che quello ce lo approverà. Invece volevo chiederti per quanto riguarda le scuole. Abbiamo avuto adesso la notizia poco fa, un paio d'ore fa, della conferma ufficiale. Ah, ne eravamo sicuri. Ma lo sapevamo già, però. Noi avevamo fatto presente come ANCI al presidente della regione questa difficoltà, ma anche perché lì dove si vota, tu immagini, inizi le scuole. Poi devi sanificare, iniziano le scuole, poi le chiudi, ci sono le lezioni, risanifica, poi risanifica di nuovo e fai andare. Questi bambini sono sbandati, ci hanno detto che i banchi non arrivano, ecco. Già incominciano a dire la mascherina sì, insomma, sono delle... Oggi mi sentivo con una dirigente che giustamente diceva, ma io come devo, voglio cercare di limitare che gli insegnanti vanno da una classe a un'altra, mettiamo è positiva, a che giorni devo incominciare a contare i contatti. Io gli ho detto, guarda, sarà l'ASL a farlo, non ce lo fanno fare a noi, a volte noi vogliamo aiutare, facciamo noi, facciamo la catena dei contatti, però effettivamente che cosa ti succede? Che già solo se ti ho incrociato per 5 minuti, 5 secondi, è un contatto, non è un contatto. Il contatto vuol dire che io sto strettamente a contatto col positivo, è un rapporto stretto, più tempo prolungato, questo è. Ma se io ti incontro, anche se sei positiva, io tengo la mascherina, tu tieni la mascherina, diciamo, ci salutiamo, che, insomma, assolutamente ecco, non c'è perché nessun pericolo. Mascherina là dove insomma la portiamo ci protegge, quindi ci stiamo fa vivere facendo, una vita abbastanza serena, stiamo facendo, insomma, i lavori. Ovviamente la legge ci dice che non ci saranno più aule per laboratori, non ci saranno più aule per il momento, per il momento, perché devi garantire il massimo spazio disponibile. Quindi bisogna, per esempio, a Versana abbiamo utilizzato anche delle... tu sai che recentemente ci sono stati consegnati dei proprietà ex Ersac dove stava praticamente il sacerdote di casa, abbiamo utilizzato anche delle aree lì proprio per evitare, perché c'era il pericolo che qualche classe dalla Versana venisse spostato alla Penna, però questo, voglio dire, abbiamo evitato, abbiamo fatto i lavori per ampliare anche lì. Insomma, veramente voglio ringraziare l'ufficio tecnico, l'assessore. Quindi insomma tutte le scuole sono pronte, cioè, stanno lavorando, quindi saranno pronte per l'apertura. Siamo quasi a buon punto, ho pubblicato l'altro giorno dei lavori, abbiamo messo già le cartoncesso, bisogna verniciare, insomma, verniciare, bisogna pitturare. Vabbè, bisogna fare qualche intervento di manutenzione. Però diciamo che siamo pronti, sicuramente dovevamo essere pronti, eravamo pronti per il 14, ma abbiamo fino al 24, ma ci sarà qualche ritocco. Invece per quanto riguarda la situazione politica, Cecilia, le prossime regionali
come la state affrontando come gruppo? Ma sai, io ho sempre detto, sia nelle politiche sia le regionali, sono, nel mio movimento ci sono anime diverse, noi siamo un movimento, non l'ho mai negato, e tu lo puoi dire, potete andare a vedere tutte le affermazioni. Sono un sindaco civico, la civicità mi permette di parlare con nell'interesse della comunità, non è che io voglio parlare con quello, voglio parlare con quell'altro, assolutamente, di avere dei rapporti, per cui voglio dire, stiamo avendo, interloquendo per quello che può essere portare benefici alla mia città, lo abbiamo fatto in precedenza con la regione, lo continuiamo a fare. Mi dispiace che poi Forza Italia, ma lo sapevo che era nell'aria, anche perché era un anno che partivano accuse da parte di un coordinatore che lo ha detto nel momento in cui è diventato coordinatore, che era, non mi aveva mai considerato come che potevo essere il sindaco di questa città. Benissimo. Quindi è come se tu c'hai i nemici in casa, insomma, come si dice. Però voglio dire, io sono andata sempre, fuoco amico, sempre per la mia strada, ma anche perché anche con Longo abbiamo avuto sempre un buon rapporto. Poi voglio dire, sono questioni di partito, il partito ha deciso di ritirarli dalla maggioranza, stata la maggioranza, i rapporti comunque sono buoni. C'è il nostro vice sindaco che è candidato, c'è qualcun altro che ha qualche amico, io non ho mai obbligato almeno i miei consiglieri. La libertà più totale, insomma. Libertà totale, santo. Invece per quanto riguarda il cammino verso la nuova candidatura, beh, tu continui a lavorare H24, immagino. Vabbè, ma io sono il sindaco uscente. Ma per ora ancora no, insomma, mancano ancora 9 stiamo, mesi. Vabbè, voglio dire, comunque sono il più longevo. Sì, ah beh, questo sicuramente. Sono il più longevo, spero di superare anche, abbiamo il bilancio che è stato un po' protratto più in là, da votare. È chiaro che, voglio dire, abbiamo fatto una serie di cose, vorrei portarle, certe le porteremo a termine, altre dovremmo portare a termine al secondo mandato. Abbiamo, ti ripeto, sto interloquendo con gli organismi sovracomunali, sia con la provincia che con la regione, abbiamo ottenuto uno stop ai siti che trattano i rifiuti, sì, questo abbiamo ottenuto che il compostaggio non si farà a Battipaglia, c'è un atto della delibera, ne abbiamo parlato l'altra volta, una delibera dell'ente d'ambito in cui abbiamo spiegato pure che l'ampliamento non è per ricevere ulteriore immondizia, ma è lo stoccaggio dei nostri rifiuti indifferenziati in tutti gli STIR. Nel momento in cui ci starà il rallentamento del termovalorizzatore di Acerra, ovviamente stazioneranno di più le nostre balle, ma non è che pigliamo quelle esterne. Per cui nel rispetto delle regole ci sono dei lavori di ammodernamento e si va avanti. Dovremmo, quindi, insomma, dire, c'è una buona interlocuzione. Sto parlando per il potenziamento dell'ospedale e te lo dicevo nell'intervista lì davanti a Finagricola, dopo lunghi incontri con Iervolino, lui percepiva l'esigenza di avere un pronto soccorso con maggiore attenzione, perché soprattutto in estate la gente che arriva, certo, è sicuramente 3-4 volte in più rispetto alla norma, di mettere dei soldi in bilancio per la ristrutturazione dell'ospedale, e sono stati stanziati 3 milioni e mezzo per lavori che vengono fatti al pronto soccorso e al laboratorio dell'ospedale di Battipaglia. Questo non è sufficiente, il dottore Iervolino mi ha assicurato anche che ci saranno dei neonatologi, ci saranno assunzioni di altri medici, degli infermieri. Per il momento ha protratto il contratto stando in ginecologia, il personale che praticamente coadiuva nei parti i ginecologi. Dovranno assumere personale stabile. Qualcosa si sta muovendo, insomma, si sta muovendo, molto lentamente. Alla fine, che ogni settimana andavo, mi sono
un attimino col Covid ci sentiamo solo telefonicamente. Mi ha riprendere. Mi ha promesso di fare visita all'ospedale di Battipaglia presto. Questo sarebbe importante. Mi ha promesso un impegno, per il momento però già il fatto di aver stanziato. Dico, ma io credo che Iervolino sia una persona poi che mantiene le cose che Iervolino dice. Iervolino sì, mantiene le... Poi c'è un rapporto, sai, soprattutto tra medici, lo sai, lui lo dice, insomma non è il fatto tra sindaco, sì, anzi no, beh, se lui ha fatto pure il sindaco. Diciamo che è molto freddo con noi della stampa, però... No, è una persona fattiva, è chiaro che i problemi ci sono, quindi lui mi aveva detto fammi superare un attimo il bilancio qui e poi dopo vedere. Effettivamente ha mantenuto la parola, questo è un primo impegno ma non è sufficiente, dobbiamo sicuramente andare oltre, quindi penso e spero che a breve verrà a Battipaglia e io ogni tanto ti faccio le foto, quelle del pronto soccorso, avevo fotografato tutta come era le tendine, le cose, ho detto guarda questo è il nostro pronto soccorso. Qualcuno ci chiede quando iniziano i lavori di adeguamento dell'impianto di Eboli, stanno espletando la gara, rispondo io perché ho chiesto direttamente al sindaco e so che per fine settembre dovrebbero tirare fuori il bando di gara, ovviamente poi c'è da fare la gara, c'è da scegliere la ditta, devono iniziare i lavori. Quindi un po' di cose ci sono da fare. Sindaco, ci fermiamo qua per quanto riguarda oggi, tanto ci riaggiorniamo lunedì prossimo sempre in diretta alle 15.30, così stabiliamo un orario in cui sapete che anche voi da casa magari qualche domanda che sia ovviamente legata a ciò che stiamo dicendo, perché non voglio che si trasformi questo incontro in un incontro polemico, voglio ma solo di servizio. Una cosa, a proposito che hai chiesto il compostaggio, perché qualcuno fa passare sui social il fatto che, che c'è la puzza è colpa del sindaco. Allora, i miasmi che si sentono sono essenzialmente generati dal compostaggio, che è sul territorio di Eboli. Il sindaco sul territorio di Eboli ha valore come Rosaria, la giornalista qui certo. presente. È chiaro, non possiamo certamente entrare in proprietà privata. Dottoressa Siga, io non posso farci niente, quando vado lì avanti allo stile mi sono messa la fascia e ho bloccato, ma davanti al compostaggio io non sono nessuno. Cioè, oltre a beccarmi una denuncia penale, ma di cui non ho, no, quelli ti prendono e ti prelevano. No, la polemica nacque sul fatto che invece tu avevi detto che si sentiva ogni 20 giorni, invece ma di fare che si sentiva un attimo, ogni 15 giorni, perché in quel periodo me lo dovete dire, non è che si sentivano. Poi è ricominciato di nuovo in estate e io ho rifatto le denunce, sono andati in procura a dire guardate i tempi di stazionamento che probabilmente insomma bisogna fare dei controlli quindi continui. Gli occhi sono sempre accesi, non ve la dovete prendere col sindaco, ma la dovete prendere con chi in quel periodo non ha fatto niente per bloccare questo compostaggio, soprattutto costruito, perché le autorizzazioni del compostaggio di Eboli, le autorizzazioni sono state fatte nel 2011 e 2013 definitive, 2015 si è aperto. Quindi giusto prima che tu diventassi sindaco, 2015, certo, ok, certo. Va bene. Detto questo, noi ci riaggiorniamo. Poi dopo facciamo sì, poi torniamo. Facciamo un approfondimento. Un approfondimento solo su questo lato, in modo da far capire alle persone se qualcuno vuole fare l'iter, l'andamento storico, e ve lo facciamo non con dei fogli, ve li faccio vedere, mi metti la telecamera. D'accordo. Che mi registra i documenti da dove vengono. D'accordo. Perché io non sono bugiardo. Allora io ho dovuto fare il sindaco per sapere che sono camorrista, no? Sono camorrista, sono chef, sono idiota, sono ladra. Voglio dire, tutto di più, vedo che però nessuno mi dà tanta solidarietà nonostante le accuse sono pesanti. Ma perché però tu, io sai... ho dovuto scoprire da fare dal sindaco, perché normalmente gli ambienti che frequento sono ambienti, sai, in cui beh, si parla di scienza, in cui tutti, si parla... riconoscono tutti il medico, esatto, riconoscono il medico, questo... ma anche quello che voglio dire ho prodotto dal punto di vista scientifico, non ho mai detto una falsità negli articoli che ho scritto. E questo credo che nessuno possa dire assolutamente il contrario. Grazie sindaca, ci vediamo lunedì prossimo ore 15.30, poi magari facciamo l'approfondimento, e grazie a voi che ci avete seguito sia online sia qui in TV, ma ovviamente manderemo in onda anche la replica. Grazie e buon proseguimento.